Buonasera, benvenuti al secondo appuntamento con Guglielmo Tell, elezioni europee. Ieri sera avete visto il confronto fra 6 rappresentanti delle liste che si presentano, delle 12 liste che si presentano al voto il 25 maggio prossimo nella circoscrizione nord-est, circoscrizione alla quale appartengono 4 regioni: Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige. Oggi dovremmo avere i rappresentanti delle altre 6 liste, che non è accaduto, ma poi fra poco Stefano Ravaioli ve li presenterà e vi spiegherà anche quali defezioni ci sono state e le ragioni. Il 25 maggio, dunque, prossimo, gli italiani andranno alle urne per eleggere i loro rappresentanti all'interno del Parlamento europeo. È un voto importante perché dalle politiche del Parlamento, insieme al Consiglio europeo e della Commissione, dipendono molte delle politiche nazionali in Italia, quindi è un voto importante. Queste elezioni poi presentano diversi elementi di novità, abbiamo già anticipato ieri una, e cioè un voto con una triplice preferenza di genere, nel senso che per rinforzare a livello di rappresentanti italiani, 73 eurodeputati che l'Italia deve mandare al Parlamento europeo, per rinforzare la presenza femminile, è stata inserita una norma per cui delle 3 preferenze una deve essere almeno di genere diverso, quindi per candidati uomini, candidato donna, almeno ci dovrà essere questa parità. Se non si segue questa norma, la terza preferenza viene annullata. E poi c'è un'altra importante novità, e cioè dall'esito del voto dipenderà anche l'elezione del Presidente della Commissione europea, che è un po', diciamo, l'istituzione più importante politicamente delle istituzioni che governano l'Unione europea, nel senso che non sarà soltanto scelto, diciamo, dai governi come nelle precedenti legislature, ma dipenderà moltissimo anche dall'esito del voto, tant'è che diversi partiti, raggruppamenti, diciamo, politici del Parlamento europeo hanno dato delle indicazioni anche sui loro candidati alla presidenza della Commissione europea. Presidente della Commissione che d'ora in avanti dovrà anche rispondere, oltre che ai governi degli Stati nazionali, 28 Stati nazionali che compongono l'Unione europea, al Parlamento europeo. Quindi ecco perché il voto europeo è importante. Poi adesso entreremo, diciamo, nel vivo dei programmi, delle liste, dei candidati che sono qui presenti e che Stefano Ravaioli ci presenta. Buonasera anche da parte mia. Dunque, vediamo i 4 candidati che avete già cominciato a vedere, ve li presento uno per uno partendo dalla mia sinistra. Alla mia sinistra appunto Thomas Bastianel, che è il candidato al Parlamento europeo per Scelta Europea, che appunto ospitiamo. Vive attualmente a Padova, lavora nell'area pianificazione studi della Fondazione Cariparo, cioè la Cassa di Risparmio Padova e Rovigo, si occupa di progetti nel sociale, nella ricerca scientifica e nell'ambiente, è anche presidente e cofondatore dell'associazione Innesti Sociali. È stato nella direzione regionale di Fare per fermare il declino e alla sua prima esperienza di candidatura politica ha fatto per un po' anche il ciclista nel settore agonistico, e chissà se questo potrà aiutarlo appunto nella corsa all'Europa, battuta scontata ma inevitabile. Accanto a lui Sabrina Freda. Sabrina Freda è segretario regionale dell'Italia dei Valori Emilia-Romagna, è nata a Napoli, vive a Piacenza, è ingegnere e architetto, dal 2007 al 2009 è stata assessore alla riqualificazione urbana, commercio, marketing urbano al Comune di Piacenza, poi ha ricoperto l'incarico di assessore all'ambiente della Regione Emilia-Romagna dal 10 maggio 2010 al 6 settembre 2013. Ancora, Cristiano Zanella rappresenta il Movimento 5 Stelle, ha 43 anni, è un dottore commercialista, revisore legale, vive a Trento con la famiglia, si è candidato per il Movimento 5 Stelle alle politiche del 2012 per il Senato, nel Collegio di Trento, e nel 2013 sempre a Trento alle elezioni provinciali, e ora tenta l'avventura delle europee.
Infine, ultimo ma non ultimo, ovviamente, Fabio Filippi, reggiano di nascita, ingegnere, sposato, 3 figli, ha fatto il libero professionista fino al 2000 sostanzialmente. Ha aderito nel frattempo al movimento politico di Silvio Berlusconi, Forza Italia, è stato uno dei primi, da quello che ho letto. Nel 2000, elezioni regionali, diventa consigliere regionale, lo è attualmente, è vicepresidente della Commissione Bilancio, Affari Generali e Istituzionali del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna e anche membro della Commissione Territorio. Evidentemente, per avere il quadro completo, non possiamo dimenticare di aggiungere che due forze politiche non hanno potuto partecipare, così ci è stato scritto dalle rispettive direzioni, non hanno potuto partecipare a questo confronto, sono il Partito Democratico e il Südtiroler Volkspartei. Il Partito Democratico ieri sera ci ha inviato una mail dicendo: siamo spiacenti di comunicarvi che a causa di impegni precedentemente assunti ed eventi concomitanti nessuno dei candidati del Partito Democratico appunto potrà essere presente domani in trasmissione. Mentre il 9 maggio scorso dal Südtiroler Volkspartei mi è arrivata una mail in cui si diceva che l'onorevole Dorfmann, che è il parlamentare europeo uscente dell'SVP, ringrazia per l'invito ma purtroppo non può essere presente. Questo è il motivo per cui siamo in 4. 6 domande abbiamo fatto ieri sera ai 6 candidati presenti qui in studio, 6 domande più o meno faremo anche questa sera ai nostri candidati presenti e abbiamo detto, per cominciare, per sciogliere un po' il ghiaccio nello stesso tempo anche per dare loro la possibilità di presentare in sintesi i programmi, la lista che rappresentano, partiamo come ieri sera da una domanda che sembra facile, facciamo riferimento diciamo al fatto che l'Italia, che è uno dei paesi fondatori dell'allora Comunità Europea, da cui è partita l'Unione Europea, la prima forma, il primo nucleo dell'Unione Europea, anche in Italia spira forte il vento dell'euroscetticismo. Sembra quasi che siano dimenticate le ragioni e gli obiettivi di questa formazione, di questo processo lento, se vogliamo, ma importante verso l'integrazione e l'allargamento, ecco, dell'Unione Europea. La pace sicuramente, l'allargamento dei diritti civili, politici, umani nei paesi dell'Europa era tra i fondamenti, diciamo, tra le fondamentali ragioni di questo processo di integrazione e di unione. Adesso sembra che le ragioni siano venute meno. Certamente oggi non tutti credono e si battono per gli Stati Uniti d'Europa. Allora partiamo dal rappresentante di Scelta Europea e chiediamo che cosa ne pensa lei e la sua lista. Sì, allora guardi, noi come Scelta Europea appunto già nel nome indichiamo la direzione verso cui andiamo e quindi verso una posizione favorevole all'Europa. Certo, l'Europa così com'è non ci va del tutto bene e noi siamo per un'Europa che ispiri fiducia e non timore. È vero che quando è nata più di 50 anni fa l'idea di Europa, l'idea degli Stati Uniti d'Europa, voleva perseguire l'unione dei popoli, un periodo di pace duraturo e in parte ci si è anche riuscito. Poi però fin dall'inizio hanno prevalso logiche di tipo economico, dalla nascita della CECA, del carbone e dell'acciaio, fino ad arrivare ai nostri giorni con l'euro e la Banca Centrale Europea. Noi crediamo che sia importante riavviare il processo di unificazione e integrazione europea, che prima di tutto deve essere un processo culturale e che quindi riproponga l'idea di una coscienza collettiva europea, di valori condivisi. In questo senso siamo favorevoli alla ripresa del processo per l'adozione della Costituzione Europea, che è stato più volte messo in atto ma che non è mai riuscito ad arrivare a compimento. Bene, per questa domanda un minuto. Sabrina Freddi, Italia dei Valori. Io sono d'accordo sul quello che si diceva, sia all'Europa ma non all'Europa così come la conosciamo oggi, ma non credo che questo cambiamento sia alla portata solo di chi poi sarà eletto in Europa. Io credo che ogni Stato deve riuscire a fare la propria parte per riuscire a far parte davvero di un progetto europeo, quindi riuscire a dare voce anche chiaramente dal livello centrale a quelle che sono le istanze del territorio. I cittadini sono disaffezionati all'idea dell'Europa perché sentono che l'Europa non dà le risposte che cercano. È questo che bisogna riuscire a cambiare, bisogna fare in modo di accorciare il canale di comunicazione e renderlo più efficace per fare in modo che l'Europa dia delle risposte. Allora l'euroscetticismo non avrà più motivo di essere.
Movimento 5 Stelle, sentiamo l'esigenza di maggiore partecipazione. Ecco, su questo Stati Uniti d'Europa sì, no? Che cosa? Certo, contrariamente a quanto fanno passare i media, il Movimento 5 Stelle è per un'Europa dei popoli, per le comunità, una comunità di popoli. Noi anche come candidati siamo tutti relativamente giovani, abbiamo trascorso periodi di studio all'estero, io sono stato in Inghilterra un anno col primo ciclo dell'Erasmus e ho anche partecipato ai congressi a Maastricht proprio quando si parlava di trattato di Maastricht, di Unione Europea, e è stato disattesa però questa speranza di Unione. Adesso abbiamo un'Europa che è in mano alla finanza e alle banche, una banca centrale privata, e un'Europa che chiede sacrifici inutili ai popoli sovrani come gli italiani. Ad esempio, noi siamo per l'abolizione completa del fiscal compact, che nei prossimi 20 anni ci chiederà sacrifici per 50 miliardi di euro per rientrare dal debito. Abbiamo parlato di IMU per 4 miliardi per un anno e adesso come facciamo con 50 miliardi all'anno di sacrifici? Verranno sicuramente tagliati le spese di sanità e welfare, certo. E sicuramente non gli sprechi e privilegi. Ci entreremo fra poco. Abbiamo capito comunque Stati Uniti d'Europa sì, mi sembra. Certo, anzi, siamo proprio molto convinti, certo, sostenitori. Filippi, Forza Italia. Sì, ma intanto io mi stupisco come mai non sia presente l'esponente della sinistra, perché abitano qua. Perché volevo capire da loro come mai negli anni 50-57, quando è nata l'Europa, la sinistra era sempre contraria all'Europa. Poi adesso che noi di centrodestra dubitiamo di questa nuova Europa, questa Europa che impoverisce le famiglie, la sinistra è totalmente favorevole a questa Europa che affama il popolo. Quindi è vero quel concetto che dove c'è povertà c'è più sinistra. Noi vogliamo che la gente stia bene, quindi vogliamo un'Europa più vicina ai popoli, un'Europa più lontana dalle banche. Vogliamo un'Europa meno germanocentrica. La Merkel comanda troppo, a noi non sta bene questa Europa, e io sono per concordare assieme alla Francia, alla Spagna, alla Grecia, tutti i paesi, concordare una politica diversa, perché stiamo affamando i nostri popoli a favore di uno Stato soltanto. Scusi, e questo non va bene. Se le faccio l'obiezione che ormai fanno sempre a Forza Italia, ma che ha senso, e cioè siete all'interno però voi, la Germania di Angela Merkel, e quindi dello stesso partito europeo, cioè il Partito Popolare Europeo. Guardi, non è detto che noi torniamo con il Partito Popolare Europeo se sarà governato dalla Merkel. Noi potremmo andare anche con i conservatori inglesi. Quindi questa cosa non è detta. Certo, la Merkel non ci va bene e ci va ancora meno bene Schulz, il capo Schulz, che può essere di sinistra, ma uno di sinistra tedesco è peggio che l'estrema destra italiana. Abbiamo capito. Allora, affrontiamo quindi un secondo tema, un tema che, come dire, oltre ad appartenere al dibattito politico quasi quotidiano riguardo alle potenzialità dell'Europa, è tornato purtroppo di attualità dopo quello che è accaduto tra la Libia e la Sicilia, con nuovi barconi della disperazione, con nuovo naufragio, con nuovi soccorsi riusciti fino a un certo punto, cioè il tema dell'immigrazione. Ogni giorno, ormai quando accadono questi fatti, si dice che l'Europa dovrebbe essere più vicina all'Italia in questo tipo di politiche, ci dovrebbe essere più Europa a gestire collettivamente questi temi. Ci sono delle proposte, quali sono le vostre opinioni su questo argomento? Comincerei da Cristiano Zanella, Movimento 5 Stelle. Intanto non c'è un problema dell'immigrazione, c'è un fenomeno dell'immigrazione, c'è sempre stata, noi siamo immigrati negli Stati Uniti all'inizio del Novecento, perciò è diciamo, un qualcosa con cui dobbiamo convivere. E noi siamo lasciati soli come Italia, siamo in una posizione geografica un po' sfavorita perché siamo proprio il ponte tra l'Africa e l'Europa. E allora è il primo punto di attracco. E se guardiamo però adesso il fenomeno, siamo solo un ponte, cioè gli immigrati tendono poi a sparire dall'Italia e andare poi nei luoghi dove c'è più lavoro, ci sono più possibilità. E ovviamente noi dobbiamo andare in Europa, dire che è un problema europeo, non solo italiano. Dobbiamo però tenere presente anche che ci sono delle situazioni di immigrazione sono dovute a guerre, e ci sono dobbiamo tenere presente
presente anche che un asilo politico è doveroso per noi come popolo concederlo. D'altra parte ci sono dei flussi che dovrebbero essere regolati e nella mia idea un po' dovrebbe essere come fa l'Australia. L'Australia per il permesso di lavoro ci sono delle regole restrittive, delle regole che bisogna seguire per non proprio portare... Ecco, ma se posso, solo per aggiungere un elemento, c'è il tema però sempre degli sbarchi, cioè di chi, a prescindere dal lavoro, ma per disperazione, viene sulle nostre coste. Come aveva affrontato questo tema? Qui bisogna coinvolgere tutti gli stati e ognuno deve prendersi carico della propria parte di persone che cercano, hanno una speranza di vita migliore, non possiamo ignorarlo sicuramente, cioè respingerli nelle coste dell'Africa, questo umanamente è anche impossibile e inaccettabile.